È morto un alleato cruciale degli Stati Uniti nel Golfo Persico, Abdullah bin Abdulaziz, re dell'Arabia Saudita. A 91 anni era il più anziano regnante del mondo. Da alcuni giorni era ricoverato per una polmonite. Era monarca dal 2005, ma di fatto era da oltre 30 anni uno degli uomini più potenti del Golfo, alleato fondamentale degli Stati Uniti nella politica regionale e nella gestione di crisi, in particolare dopo l'11 settembre e fino al conflitto in Siria. Il nuovo monarca è uno dei 36 fratellastri, Salman bin Abdulaziz. Era fino ad oggi ministro della difesa, una posizione che ha sempre garantito enorme potere a chi la occupava.